incontro, noi ci siamo ripromessi che saremmo andati avanti solo e soltanto in un'ottica di grande rinnovamento. Perché vedete, il rinnovamento non è, e non è solo, e non è semplicemente dire: siccome sono nuovo e sono stato sempre fuori, io sono nuovo. Il rinnovamento per noi passa dall'esperienza. Lontano dal dire: sono buono, venite con me perché sono nuovo, perché fino a ieri non c'ero. Questo è tanto facile dirlo, e glielo lasciamo dire a quelli che entrano nella gestione della cosa, perché glielo lasciamo dire. Ma ripeto, per noi il rinnovamento passa dall'esperienza, e cioè, visto che abbiamo toccato con mano, visto che un po' sappiamo come girano le cose, vogliamo essere interpreti di un cambiamento, non stanchi, non logori, non delusi, consapevoli delle sfide e delle cose belle che possiamo fare, e altrettanto consapevoli degli ostacoli, dei vincoli, dei lacci e lacciuoli della pubblica amministrazione, delle difficoltà di trasformare le idee in progetti che possono essere visti. Questo per noi è la grande sfida, un rinnovamento. Sappiamo quali sono e quali sono stati i nostri punti di forza, ce li abbiamo chiarissimi. Certo è che la squadra vuole un rinnovamento concreto e, come ha detto la capogruppo, pone la sua fiducia oggi su un candidato che fonde competenza, passione ed esperienza. Questo ha detto Sara. Io aggiungo anche slancio, voglia di stare con le persone, di ascoltarle, di sentire quello che hanno da dire, di sentire quali sono i bisogni e di cercare di rispondere a questi bisogni. L'attuale squadra vuole, oltre che un rinnovamento a partire dal vertice, vuole un rinnovamento di tutta la compagine, di tutta la lista. Non sto dicendo che saremo tutti nuovi, sto dicendo che abbiamo bisogno proprio naturalmente di un certo ricambio anche della compagine della lista. E ci rifacciamo alla carta dei valori, che è il nostro pilastro. Un bisogno di rinnovamento, aprendo, come cita l'ultimo articolo, aprendo agli interlocutori politici e ai rappresentanti della società civile. E la lista non dovrà essere sconvolta da rigidità ideologiche o di potere, né tantomeno da personalismi, che non tengano conto della valenza politica del documento e della criticità del momento che stiamo vivendo. Da domani noi metteremo nelle mani di cittadine e cittadini 15 anni di esperienza amministrativa, rinnovati da un programma che è attuale e attualizzato, ma che non lo chiudiamo dentro le nostre stanze, bensì lo socializziamo, lo ampliamo, lo modifichiamo, lo arricchiamo, come è nel nostro stile, con dei tavoli tematici dove sono tutti invitati. E lì, durante questo mese di tavoli tematici, noi andremo a comporre in modo definitivo il programma di mandato, ma anche in modo definitivo la squadra. Quindi capite perché è il rinnovamento.